Bentornati a un nuovo freelog. Tu ti rendi conto che tutta la vita che abbiamo passato davanti a questo computer abbiamo sempre detto va o non va? Va o non va? Ogni volta va o non va? Però è sempre andato. E ripartiamo da zero. Buon anno! A tutti i mandarini. È un anno che non li vediamo i mandarini. Buon anno a tutti i mandarini. Noi abbiamo pensato infatti di fare tre video. Quando ne abbiamo fatti quattro? Quattro video ogni anno. Ma anche solo per arrivare al 100, eh. Esatto, poi dal 100 poi finiamo. È tipo 3 anni che lo diciamo. Ma che tre? Anzi, l'anno scorso era il compleanno, quindi fateci gli auguri, li aspettiamo. Aspettate? Auguri. Riceviamoli qui, riceviamoli gli auguri. Non so perché. Così è la cazzo. La crisi, quindi l'elemosina. Esatto. È vero, è iniziata. Beh, chi sa della crisi, comunque. No. Vai, su, dai, non ti blocca. È vero, sono 5 anni che diciamo che al 100 concludiamo la nostra avventura con il Freeblog, però al 100 non ci vogliamo arrivare, ed è per questo che ne facciamo video all'anno. Innanzitutto salutiamo il nostro amico Camillo Fiore, l'unico vero fan del Freeblog. L'unico vero Camiblog, il mitico Camiblog. Si chiama ancora su YouTube, vero? Credo non ci sia neanche più su YouTube. Davvero? Non lo so. Camillo Fiore! Beh, comunque lui, insomma, sì. Mitico Gianni. Siamo qui oggi perché Cree, come giustamente, come ogni anno, deve comprare qualcosa. E oggi ha comprato... No, non l'ho comprato oggi, ma cosa dici? Mi piace fare la cazzata qua. Ho venduto anche l'anima. Ha comprato un iPad. Allora, Air. Però l'ho comprato il 21 gennaio 2015. Il problema è perché c'è un'offerta mitica. Ogni volta che compri qualcosa c'è sempre un'offerta. Non è vero, per l'iPhone 5 ci ho preso 800 euro per la garanzia, quindi no. No, comunque l'iPad è questo. Guardate, è bellissimo, vedete, aspetta, non faccio vedere il codice perché sennò mi fottete a distanza. L'iPad, no, non penso proprio, mi fareste un piacere. Bellissimo, vedete, tante applicazioni. La cosa più bella di tutte è che ha 128 GB. È solo Wi-Fi. 128. Deve dirlo. Sì, ma è questo i lati negativi. Vabbè. Qui sto dicendo i lati positivi. 128 giga di wifi. Di negativo cosa ci vedete? Nulla. Per me però sì, che non pensavo fosse un problema all'inizio, ma questo per me è un problema. Il bianco che c'è intorno a me non mi piace, mi stanca. E come ho fatto appunto con l'iPhone 5S, visto che io faccio gli errori per non impararsi dei miei errori, ricommetto gli stessi errori, ho preso un'altra cosa bianca. Però siamo qui oggi a proporvi un'offerta imperdibile. Esatto. A vendere l'iPad. Qui a vendere l'iPad. Esatto. Allora, a soli 500 euro. Non sono così cattivo. Cioè, non sono ancora arrivato. Tu magari... Alziamo. Esatto. Partiamo da un minimo. Allora, 420 euro. Devo venderlo. Mi piace. Il regalo il primo che mette un mi piace. Allora, ha la garanzia anticaduta per 2 anni, estesa per 2 anni dalla Comet. Se volete, la faccio anche vedere. È qua dentro. Ecco. L'iPad che se ha la garanzia sì, la usi subito. E poi in più ha la cover della Puro, ecco, questa qua che si può, come si dice, tu che sei bravo con le parole, ha lo stand comunque dietro, e la funzione Wake Sleep. La comodità di questa cover è appunto che si può, aspettate, in questa maniera, sì, oppure anche nell'altro senso. Allora, questa è la garanzia di estensione Comet e tutto quanto. Qua ci sono tutti i dettagli. Non faccio vedere quello. È l'Iban, scatola con carica batterie, istruzioni e tutto. 420 perché io devo rimediare. Dovrei prendere un altro iPad di colore nero. Non lo so. Perché non devo dire? Cioè, poi ti arrivano i ladri in casa. No, perché intanto io compro le cose rivendendo le altre, quindi non è che mi arrivano i ladri in casa. Io quello che compro è perché mi guadagno i soldi vendendo. No, comunque.
Ma veramente, ragazzi, io tanto passo la vita così, cioè sono 20 anni che faccio la vita così e non smetto. E non smette e non smetterà. No, veramente, mai. Io devo vendere e ricomprare continuamente perché sono un incostante felice. Un eterno indeciso. Allora, ragazzi, vi offro questa possibilità. Ovviamente contattatemi e scrivete nei commenti qua sotto. Chi si aggiudica l'iPad ha il diritto di decidere se il frutto deve smettere o continuare. No, se poi decidi di smettere. Ma così è più invogliato, perché no, se vuole che continuiamo, dici ok, lo compro così finalmente continua. No, se non vuole che continui, no. Sì, ma poi di cosa parliamo? Delle applicazioni dell'iPad nuovo, che comprerò, oppure di quello che hai tu, no? Visto che hai anche la cover a 360 gradi. Vabbè. Sai quante cose sono dietro a 360 gradi? 360. Va bene, no, comunque, bene, contattatemi. Si preferirebbe zone limitrofe a Reggio Emilia, però ovviamente immagino che chi segue il fluid blog non sia limitrofe. Zona d'Italia va bene. Sì, così. Chi ci segue da un po' sa che siamo affidabili. Non... Vabbè, abbiamo sa dove trovarci. Insomma. Esatto. Tanto qui nei video miei mi ha detto via, indirizzo, città, cap, tutto. Quindi se avete dei problemi venite pure qui a prendervela con lui. Ricordate che dobbiamo arrivare al giorno 100. Però ci arriveremo l'anno prossimo. Solo chi si aggiudica l'iPad ha il diritto di decidere il nostro destino. Vi lascio con la riflessione. C'è l'unica... Questo è il destino, vecchio. Ma c'è? Facca voi. Che destino ignobile. Hai ragione. Non mi piace. Mi lascio. Dal prossimo video ricominceremo le recensioni e con l'unboxing del nuovo iPad, possibilmente, se qualcuno l'avrà comprato. Vabbè. Grazie, ragazzi. Vi lascio con la riflessione. C'è una cosa che in questi anni non è mai cambiata. Il mio taglio di capelli. O no? Comunque si può anche smettere, voglio dire, cagare. Chi si aggiudica l'iPad ha il diritto di decidere il taglio di capelli di Matteo. Lasciato a te. No, ecco, l'hai detto. Così adesso la gente lo dice. È invogliata a dirlo. Vabbè, comunque. Ci vediamo fra un anno. Contattatemi qui sotto. Quindi fra un anno me l'avranno comprato. Credo. Ottime prospettive. Credo di sì. Non ballate la crisi, un iPad a 128 giga, 420 euro. Mi raccomando, conviene. Hashtag no crisi, più iPad. Vai, basta, finito.